Siamo in partenza, ultimo giorno, oggi ci spostiamo a Kyoto. Siamo appena usciti dall'hotel, stiamo prendendo il taxi. Il treno è arrivato, ora saliamo. Ciao ciao Tokyo! Siamo appena partiti con lo Shinkansen in perfetto orario, spaccato il secondo e adesso ci attendono 3 ore circa di viaggio per Kyoto. Che sbadiglio! Sonno atomico. Buonanotte. Voglio fare vedere la zona bagno dello Shinkansen. Il lavandino per lavarsi le mani. Fuori c'è 1, 2, 3 bagni. Guardate quanto è grosso. E poi è super mega pulito. E poi va veramente veloce. Va veramente veramente veloce. Siamo in taxi. Kyo no yado Kiyomizu Gojo Kure Takeso. Sì, anch'io lo leggo così. Siamo giunti all'hotel di Kyoto. Curate che esco. No, curate che esco. Curate che pure. Vabbè, ci sono dei balconi. Avremo il balcone? Avremo delle stanze più grandi? Cosa succederà? Scopritelo nella prossima puntata. Siamo appena arrivati a Kyoto e questo è il nostro secondo albergo. Sono contenta perché qui c'è l'eco, talmente grande la stanza. Qui c'è subito un posto per lasciare le scarpe, dove c'erano appunto le ciabatte. E poi qui c'è questa roba dove sali. Di qua c'è il bagno che non ho ancora visto. Ok, abbiamo di nuovo il water con i vari pulsanti. Poi abbiamo un grande specchio. E poi abbiamo una vasca doccia. Caruccia, ci può stare, fattibile. Poi di qua c'è uno specchio per la figura intera. Degli appendini, ovviamente anche qui manca l'armadio. Lì c'è Matt. Anche qui manca l'armadio, però vabbè. C'è un questo che dovrebbe riscaldare. Mentre questo che dovrebbe fare aria fredda, credo. Abbiamo i letti separati. Per la prima volta dormiamo separati dopo troppi anni. Questa cos'è? Ah, questa è la solita, guarda. Torcina, che a quanto pare c'è di fianco a tutti i letti. Credo sia, se mi metterò. Noi chiederemo comunque altri cuscini perché questi sono pochi per noi. Poi qui in mezzo c'è una sveglia, non so se... Sì, qua ci sono delle prese, qua si possono comandare le luci. Poi abbiamo la TV e poi di qui, vabbè, abbiamo il telefono, un block notes con la penna. Qua c'è un mini frigo, postazione work. Ah, ok, c'è qui il bollitore, ah, il phone e uno specchio. E poi c'è anche una cassaforte. L'unica cosa che Betta ha già guardato è alla vista, che è questa. Un balcone. Siamo arrivati a Kyoto e la differenza già si nota, già con le palle girate, perché ho dimenticato le custodie dei pocket wifi nell'hotel di Tokyo. Quindi abbiamo dovuto chiamare l'hotel di Tokyo se ci spedivano qui a Kyoto le custodie. Ora andiamo a fare la prima escursione, c'è un'umidità che fa spavento. La differenza già è netta con Tokyo, le strade sono un po' più sporche, tutto un po' più antico e meno lussureggiante. E soprattutto ci si sposta un po' con difficoltà, perché ci sono molti meno mezzi per spostarsi. Metro, poca. Cosa stiamo prendendo? No, una metro. Credo. Un treno forse? No, un treno. Una metro. Ci sono tutte queste bancarelle di cibo, molto tipiche. Classico street food. Abbiamo preso questo coso che è? Patata. Patate, sono patate fritte. No, è una patata. Ah, è una patata? È una patata tagliata a rondella. Guarda che bella. Molto, molto carina. Voilà. Anche Luca col suo. Anche io prendo la patata, patatone. Però con sopra il chicken curry. Salsa di soia e sesame. Ormai hai imparato ad usarla, eh? Cioè, ieri con il tutorial di Marco ce l'abbiamo fatta. Cioè. Com'è questa? Pasta riscaldata, eh? È la pasta non del giorno dopo, di 2 giorni dopo. Del giorno prima. Ci sono spiedinone di carne, normale. Anche lui? Buona. Tu cosa hai preso? Carne normale? Non ci va. Ok. Abbiamo provato i takoyaki. E devo dire che sono più buoni di quelli che abbiamo mangiato a Tokyo, che facevano veramente cagare, che erano tipo crudi. Questi sono cotti, sì. E sono questo... buoni. Oh! Buono, ma... Oh. Ti voglio far vedere che grande fotografo sono, nel non ricordarmi mai di girare una fotocamera. Questa è la foto del tempio.
Qua la scalata completa dura più di un'ora. Noi ovviamente non la faremo, un po' perché siamo cotti, stanchi, appena arrivati da Tokyo, un po' poi perché siamo vestiti malissimo. Stefania poi ha un piede mezzo rotto. Questo è tutto il complesso. Noi direi di puntare a a Senbontori, dai. Sì. È uscito un solo devastante, vero Simo? Io il caldo lo soffro da morire. Hai pensato di portare il caciucchino che... Allora sì, ho anche pensato di aprire un vero e proprio ristorante che fa solo casciucco. E ogni volta che un giapponese entra bisogna dirgli boiade. Perché se no, casciucchino uno è buono. Non è buono. Ieri è successo qualcosa alla preghiera del Buddha, mi sa che ho sbagliato le parole, perché oggi ho, nell'ordine, lasciato le custodie del pocket wifi in hotel. Ho perso l'orecchino che avevo pagato 35 euro 2 e ne ho perso uno. Ho perso il filtro di questa telecamera che fa l'effetto wide. Stavi cadendo? Stavo cadendo. Giornataccia oggi. Riusciti in qualche modo a fare la foto senza persone dietro. Bisogna aspettare un po', però si riesce, dai. Comunque il posto è veramente incantevole, sarebbe veramente da venire da soli. Poi senti il cinguettio dell'uccello. Esatto, secondo me avrebbe tutto un altro significato fatto così, con le persone che parlano come me in questo momento, che si fanno le foto, perde un po', perché il posto merita di essere vissuto un po' con l'anima anche. Questa ve la devo troppo raccontare. Come vi ho raccontato, ho perso l'orecchino che ho comprato a Tokyo e il filtro della camera che sto usando per vloggare. E io ho avuto la sensazione di aver perso tutto alla stazione della metro per andare al tempio, no? Dopo aver fatto il giro al tempio siamo tornati alla metro di partenza. Raga, arrivo alla fermata e per terra c'era il filtro. Pazzesco. Che culo. Adesso cerchiamo l'orecchino. Se trovo anche l'orecchino, top. Sono passate, non lo so, tre ore? Più di tre ore. E sono tornato alla stessa fermata dopo tre ore e il filtro era lì per terra, all'ingresso. Ok. Quante scale ci sono? Sì. Sì. Ma perché si giapponese? Devono mettere tutto sopra delle scale, cioè non possono fare tutto in pianura. Che in video non potete capire la bellezza visiva di questo posto, cioè è wow, è proprio una botta di wow. Sembra finto. Ho mai visto una foresta così verde e perfetta. Bella, perfetta, non c'è un qualcosa, perfetta, sì. Un ramo secco, niente.
prima cena a Kyoto. Stato da più abbiamo buone, scelto a casissimo su Google, sono da Sugar Hill, cucina giapponese mista cucina fusion. Siccome sul menu abbiamo visto che c'era la carbonara, per il meme, per il content, per il video, abbiamo deciso di prenderla per testare la carbonara in Giappone. Alla vista ci siamo, sembra buona. Bisogna vedere se ci hanno messo all'odore, sembra. Bisogna vedere se ci hanno messo la panna o no. No, la panna secondo me non c'è. Ma il pecorino dove lo prendo? No, a Kyoto il pecorino. Non c'è. Stop, please. Ma dove se ne vuole tu? Ok, il carbonara. Thanks. Andiamo all'assaggio. Vai. Thank you very much. Com'è? Allora, ovviamente un romano si sta per ammazzare in questo momento, però. Oh, è buono. È buono. Dai, buongiorno. Per essere dall'altra parte del mondo. Esatto. Perché vogliamo che siamo a Kyoto. Ecco, esatto, a Kyoto, una carbonara. Forse è un capolavoro per essere fatta a Kyoto. Andiamo a mangiare il guanciale da solo. Non è risposta. Un guanciale. Beh, raga, è buono. Non è una carbonara romana. Ma quello, ovviamente. Diciamo che il test l'ha superato. Secondo me sì. Abbiamo qualcuno che va oltre contro la tradizione italiana. Se sì. Va bene per la carbonara a Kyoto, ma mangiarla così mi pare che sì. Carbonara con le bacchette. Però siamo è un po' fusion, fusion, è raga. Fusion. Un po' troppo fusion per me. Oh, a me piace. E mangio. Italiana. Non vi arrabbiate, però. Non c'è panna. Quindi buono. C'è, un qualcosa c'è. Sembra più guanciale. Dan dan dan. Dan dan dan. È decente. Decente, dai. 6 lo diamo. Meno. No. Sei meno. Sei meno. Meno. È arrivata, sta arrivando. Perché sotto c'è. Oh mio Dio. Vedi com'è dentro? No, mi serve una forchetta. C'è il riso. Oh mio Dio. Sembra un Tremors. Ma cosa sa? Di una uovo. Frittata girata uovo. È un omelette praticamente è un è anche uovone. Dolcino è un omelettone quello invece e non lo so perché vi stavo spiegando che prima ho ordinato una cosa che non so cosa ho preso quindi ora assaggerò ok ce l'ho ho preferito la cantonella te lo giuro non ho sinceramente capito cosa ho preso e devo dire che non è molto invitante alla vista. Neanche a gusto. Il pollo è buono. Pollo, riso e verdura. Aspetta, non toccare la salsina. No, la salsa è buona. No, quell'altra salsa accanto, quella rosa. È un blocco di cemento. Vabbè, ma il riso per forza. È così, è tipo pane. Non esiste il nostro riso. No, no. Matt say no. Siccome oggi qui a Kyoto di Duvia abbiamo deciso di cercarci un centro commerciale per stare un po' al riparo. Ne abbiamo trovato uno ginormico, 10 piani. Guardate che roba. Io al momento mi trovo all'11° piano e sto scendendo. Scende questa scala mobile e poi ai lati ci sono tutti i negozi. Passiamo al 10° piano. Negozi ai lati e poi si riscende la scala mobile che è centrale e si va al 9° piano. Dove ci sono altri negozi, così per 11 piani, c'è anche un piano sotterraneo, quindi in realtà sono 12 piani di questo centro commerciale, c'è veramente di tutto, dal negozio di Gucci, Dolce Gabbana, al negozio più economico. Ho addocchiato un negozio che aveva le maglie dell'NFL, andiamo a fare un giro, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Allora, piccolo acquisto, ho preso il cappello dei Giants. Siamo fermati a mangiare qui, tempura. Solo tempura. Solo tempura. Adesso stiamo ordinando, lei è in mezzo al tavolo e ci prende da mangiare. Yeah. Do you have Coca-Cola? Yeah. Questo coso qua, vi giuro che puzza di piedi. Ma che cos'è? Non lo so, no, non lo so. Ma è formaggio, è formaggio. Ce l'ho anch'io, non lo voglio. No, dimmi come ti piace. No! Vai. Che cos'è? Daikon. E quella roba lì cos'è? Verdure? Verdure. Questo penso sia foglie di carta. Non ho capito se lui continua a portarle fino a... Non lo so. Però sa che io non li ho presi. Non so come faccia a saperlo, però. È arrivata la tempura. Buonissimo. Sì? Mani basse, la tempura più buona che abbiamo mai mangiato. Adesso ci hanno portato mais in tempura. Ma non ho mai visto. Qualcuno in Giappone doveva affrontare questa sfida e chi se non io. Devo dire che alla vista non è male. Adesso andiamo all'assaggio. L'impasto è qualcosa di aberrante.
pizza surgelata, dopo nei supermercati. La sto mangiando con un napoletano, tra l'altro, la vediamo. Penso che a Napoli mangeranno. Abbiamo fatto un errore, la Bismarck è arrivata. Questa è una scelta proprio sbagliata. Ma i funghi sono crudi, ma me li ha messi fatti a freddi qua fuori. Questa fa proprio cagare. Pensa, non ho avuto il coraggio neanche di fargli la foto. Mi viene da piangere. Ma poi questa l'hai scelta tu, ma perché la Bismarck? È arrivata da quattro formaggi. Col miele. Incapibile. L'assaggio prima in purezza. E poi morirai. Mi ha messo di una secca di gorgonzola. Miele. C'entra un cazzo. Cioè il formaggio col miele si mangia, ma cosa sulla pizza? Non c'entra un cazzo. Perché? Il conto, sono 40 euro circa buttati nel cesso. Abbiamo anche messo le due carte di credito lì, abbiamo fatto scegliere a lei e ovviamente è uscita la sua. Grazie Jerry, è sempre un piacere uscire a pranzo con te. Ovviamente se vai nei ristoranti buoni anche qua in Giappone la pizza è buona. Per assaggiare la media, diciamo che è giusto andare in un posto così, è tipo andare da noi da Spizzico che vai sui centri commerciali ed è decente. Qua esperienza pessima. Poi siamo scesi al piano terra, ci siamo trovati di fronte a un una roba gigantesca solo di dolci. Ci siamo presi un box con quattro bomboloni ripieni di crema, pagati 500 yen, dopo li testiamo e vediamo se sono buoni. Adesso stiamo cercando dei mochi perché Beppe ha voglia di mochi, ma non li troviamo. In compenso c'è di tutto. Continuano gli errori, volevamo un caffettino, niente, ordinazione americano medio, acqua sporca, attenzione, fuori piove ragazzi, la raccolgono direttamente da lì, te la mettono nel bicchiere e la scaldano un po'. 72 gradi, attenzione, la morte della persona in diretta. Buono? Non ho più la lingua. Dopo la pizza potrebbe essere la soluzione. Salve, siamo nella stanza di quest'uomo con questa gente, tutti rigorosamente in dress code. Abbiamo comprato dei dolci, 10 macaron, mochi, bomboloni, bomboloni, torta, una di fragole, uno al mango. Che gusto sono? Sappiamo. Terra e cioccolato. Sì. Terra di qualità però, perché comunque 3,50 euro a macaron. Devi dire che è buono. Per quanto costa. È proprio buono. Terra e cioccolato, è proprio quello. Allora, io ricordo solo questi perché li ho scelti io. Questo giraffa. No, questi sono frutto della passione, cioccolato e un'altra roba che non ricordo. Questi qua, limone e citronella. Pistacchio. Pistacchio. Pistacchio 3 e uno rosa e petali di rosa. Rosa chemica. 10 macaron pagati 3500. Sì. Sei d'accordo? No. Se non sei in dress code non puoi entrare, c'era la prevendita. Mentre mangio. Se qualcun altro rido tantissimo. Non è in dress code. Oh, lui è. Ma che cosa, vero? Ho mandato degli inviti. Le scarpe! No. Scelta di merda che ho fatto. È strano. C'è pochissima passione, proprio. Oh, sembra di mangiare un solero. Dimmi se non è un solero. Con la limone non se lo aspetti. Senti, non te lo aspetti. Dici buone, poi boom. Non sul mio letto. Io ho scelto di prendere questi bomboloni. Sono ripieni di crema. Ne ho presi 4 per me. E schizza fuori di lungotto. Fino a domani rido. Ah, ma non l'hai succhiato. L'hai succhiato. Trasudano crema. L'hai succhiato. Questo è buono. Vai, tutti in bocca. Buonissimo. Lasciamo l'Europa, torniamo in Giappone. Mochi al cioccolato. Oddio, sembrano delle palle. Barbabietole. Ma cos'è sto? Ma questo è pollo curry. Ma prendi nuggets e ti per di cosa sa? Di ascelle. Com'è? Ma questo fa talmente schifo che lo provo. Ma cos'è? Boccia al pesto. Boccia al pesto. Ha preso le trofie. Le trofie, vabbè. Che sì. Che schifo, raga, Cristo! Sono appena uscito da una brutta situazione, non ci voglio rientrare. Fa schifo. Mi ha fatto girare un'ora per trovare questi cazzo di mochi. Ho detto che c'avevo quello Videda, non si è accontentato. E Hulk quando non si ricompone. Chi li prova? Chi li prova? Ma cos'è questa polvere? È boh, polvere di stelle. Schifo, ma sembra slime.
Quando chiesto. Lo mangi non devi respirare perché ti strozzi. Non respirare anche come il diplomatico. Veloce. Oh, non respirare. Oh. Non piace. Ah! Chiara, questi sono al macio, questi sono buoni. Questi sono in dress code, però. Sì. Possono entrare. Possono entrare. Becia. Becia. Schifo. Ma tipo già il macia, figurati questo al macia, cioè. È di pesce, sarebbe di pesce. E se non tiravi le mani dopo che vai in bagno. Che schifo. È macia. È macia. È marcia. È marcia. Per marcia. Non piace. Peffo. 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 Sì. All'asilo, nella sabbionaia, i bambini si giochiamo. La mangi su così la polvere. Abbiamo due torte, una al mango questo. E una alla fragola, che deve essere tanta roba. Poi questo ci sono questi. Questo sono io, i noodle. Dovrebbe essere bello. Pasta di castagna. Pasta di castagna. C'è proprio c'è dentro castagna. Una vera e propria castagna. Ma è una castagna finta. Una castagna. È finta. Puro zucchero, ma proprio. È kawaii. Kawaiissima. Minchia. È buona questa? È un dolce. La lascio metà. Preso conto. 40 euro spesi veramente male. Un saluto